Va bene. È ora di partire alla ricerca di Approdo e di Alva. Nessuno. Strano. Beh, niente mi impedisce di prendere una barca. Mi spinge a sud. Devo puntare verso quella riva. Nessuno che protegga questo attracco. Dove sono finiti i Quen? Ad Approdo, suppongo. Devo trovarlo. È a nord-est di qui. Ecco l'ingresso di Approdo, più avanti. Ehi. Ehi. È lei. L'antenata vive... Questo è Approdo, giusto? Cerco Alva. Il supervisore Bohai ha ordinato di condurti da lui nel caso fossi arrivata. Prego. Seguimi. Va, digli che arriviamo. È lei! La divinatrice l'ha detto. Supervisore Bohai, una straniera ha varcato la porta. Sapevo che Alva non mentiva. Sei identica alla Sobek. Alva è qui. Devo parlare con lei. Valuterò la tua richiesta solo dopo aver stabilito la tua... natura. Un'antenata vivente oppure un... nemico... sotto mentite spoglie. Non sono una nemica. Sono stati i vostri soldati ad attaccare me senza preavviso. Questo lo dici tu, infedele. Ma non hai lasciato alcun superstite che possa smentirti. Mi sono soltanto difesa dopo che... Ti presento il nostro Sio. Ecco, finalmente. La nostra donna misteriosa. Dunque, Bohai, il tuo responso? La sua natura? Un vero mistero, Sio. È identica alla Sobek, ma non conosce le nostre usanze. Fatico a credere che un'antenata vivente sia nata in questa terra funesta, così distante dal regno dei prescelti. E se fosse, a che scopo? La risposta la darà lei. Ma ti avverto, non tollereremo alcuna falsità. Ora parla. Perché sei qui? A che cosa miri? Sto cercando un luogo chiamato Tebe. E come mai lo stai cercando? Alva mi ha detto perché siete venuti qui.
In fin dei conti, vogliamo la stessa cosa. Curare questo mondo. Proprio come sospettavo. Diglielo. So dove è Tebe, il luogo dove sono custoditi i segreti di Ted Faro. È vicino, ma ora la via è bloccata. Le macchine ci impediscono di raggiungerlo. La divinatrice Alva è sul posto con una squadra di scavatori e soldati. Lei sta bene? Una macchina sta tenendo inchiodati i nostri dietro le linee di difesa, ma resistono. Macchine, eh? Posso occuparmene. Alva ci ha detto delle tue formidabili abilità. Ma ho delle domande prima. Ti risponderemo per quanto ci è possibile. Avete trovato Tebe? Come? Gli antenati ce l'hanno svelato poco dopo che siamo giunti ad approdo, quasi un anno fa. Tramite un pugno di dati antichi scoperti da Alva e verificati dal sottoscritto. Contenevano dettagli sulla costruzione di un palazzo sotterraneo. Dove, di preciso? Vicino, sotto la grande piramide, tra le rovine. Ti pareva, te delle sue piramidi. Ci siete entrati? Ah, no. C'è stato un problema, più d'uno. E li risolveremo tutti, con il tempo. Adesso dobbiamo solo tornare sul posto. Mi auguro che tu sia abile contro le macchine, come sostiene la divinatrice Alva. Cosa cercate esattamente dentro Tebe? Alva ha già recuperato i dati che vi servono. Abbiamo rischiato tanto lungo il viaggio. Perciò dobbiamo indagare su ogni possibile collegamento con il lascito, finché siamo qui. Tebe è forse quello più importante. Noi non salperemo prima di averne scoperto ogni singolo segreto. Allora, tu sei il capo di Alva. I miei colleghi del Comitato dei Supervisori mi hanno affidato l'incarico di organizzare il recupero dei dati, sì. E tu comandi la spedizione? È molto più di questo. Ti stai rivolgendo al cugino dell'imperatore dei Quen. Erede dei possedimenti del Grande Delta, primo CEO in 5 generazioni. Le basti sapere che io rappresento la massima autorità qui e che è mio preciso volere carpire tutti i segreti di Tebe. Anche il mio. È una fortuna. Avete attraversato l'oceano con queste? Un'impresa? La gloria si deve meritare. Esatto. Ci sono voluti 7 anni per costruire la flotta. Questa spedizione è senza dubbio la più importante della nostra generazione. Cerchiamo conoscenza oltre il grande oceano, con il nobile fine di salvare la nostra tribù. Ed è stato possibile solo grazie alla volontà del Sio. Il viaggio è stato arduo. Questa terra non ci è favorevole. I nostri marinai e soldati hanno sofferto molto. Lo so. Ma tutto questo rende onore ai Quen. Grande. Che tipo di macchina ha bloccato le persone vicino Tebe? Un divoratuono. Ne abbiamo già affrontati, ma questo è... Più duro, più forte e con la corazza nera? Sì. Come lo sai? Non importa. Non sarà facile, ma lo abbatterò. Il destino è splendente su di noi, come prevedevo. Adesso c'è un'antenata vivente che cammina al nostro fianco e mi darà una mano ad acquisire tutti i segreti di Tebe. Riforniscici qui, se devi.
Poi va verso Tebe, alla base della piramide tra le rovine. Noi ti raggiungeremo quando avrai aperto un passaggio sicuro. Andrò anche contro vento se devo. Una selvaggia! Scappa, straniera! C'è una macchina assassina! Sì, sono qui per questo. La macchina ti ucciderà! Eccoti qua. Bene, cominciamo. Continuare.
lo metto da parte per dopo. Vieni qua, parliamo. Hai ucciso la macchina! Mi manda il CEO! Devo parlare con Alva! Certo, straniera! Di qua! Aprite le porte! Alva, stai bene? Hai sconfitto quella macchina! Ma tu perché sei qui? Dentro Tebe c'è una cosa che mi serve. Sono stata ad Approdo e ho incontrato il CEO. Noi abbiamo una specie di patto. E quindi ci aiuterai a entrare? Pare di sì. La cosa è un po' strana. Quel tipo non mi convince. E non capisco che cosa voglia da Tebe. Pensavo che avessimo già trovato i dati che servivano. Ci vorranno anni per esaminare quei dati. Il CEO vuole risultati immediati. Aloy, devi stare attenta. Lui è... Eccole là! Il lascito afferma che Elizabeth Sobek aiutò gli antenati a rimuovere qualsiasi ostacolo. Com'è accaduto oggi? Hai mantenuto la parola. Ne sono felice. Tebe ci attende là sotto. Andiamo. Uno scavo notevole. Era quasi tutto allagato. Abbiamo dovuto pompare fuori un sacco d'acqua. Eccola, la porta di Tebe. Una porta unica nel suo genere. Beh, su questo hai ragione. Può essere aperta da un solo uomo. Ted Faro. Ma secondo il lascito collaborava strettamente con la Sobek. Si fidava di lei. Di sicuro lei poteva aprirla. E sono certo che lo stesso vale per te. Non si aprirà. Non da questo lato. Non hai detto che era un'antenata vivente con l'essenza eterna della Sobek? Se permettete... Faro, per quanto grande, non era in grado di costruire Tebe da solo. Abbiamo appreso questa informazione da alcuni dati, gli stessi che ci hanno rivelato questo luogo. E sappiamo che qui sotto ci sono dei passaggi, forse usati durante la costruzione. Oppure per la servitù. Sono irraggiungibili. Ormai sono allagati e completamente sommersi, ma forse... Sì. Posso arrivarci. Forse là sotto c'è un altro ingresso. Visto? La Sobek ha sempre un modo. Fa quello che devi fare per farci entrare. L'acqua è calda. Ormai come una sorgente termale. Mi separa dal mio destino. Sicuro. Guarda che roba. È immensa. Prosegue verso il basso fino in fondo. Lassù c'è una spaccatura. Un modo per entrare?
Sì, posso entrare da qui. Bene, questo tunnel porta verso l'interno della struttura. Devo fermare quella turbina se voglio passare dall'altra parte. Ci sarà un modo per fermare quella turbina da qualche parte. La turbina è ferma. Bene. Bene. Sono dentro, ma i Quen da dove passano? Sembra una stanza d'allenamento. Rieccomi qua, nascosta nella palestra. Scrivo per non impazzire in questo posto folle. Fatico a credere che Grigori ci abbia lasciati. Ieri il nostro cosiddetto leader spirituale... Ted si era chiuso qui con altri, tra cui una ragazza adolescente. Un alloggio. Anche bello grande. Non è affatto normale che uno scienziato, sua figlia, un guru e, beh, diciamolo, un harem si trovino a superare l'apocalisse nel bunker sotterraneo di un trilionario. Devo far entrare con Grigori morto. Temo che la situazione si farà sempre più strana. Negli ultimi anni Ted è rimasto stabile, anche grazie a lui. E adesso, chissà, non abbiamo neanche idea di cosa gli sia successo. Ha ragione, Ted non era affatto normale. Guarda che posto. Elegante per essere un bunker. Quello è un sistema di controllo accessi. Molte delle donne di Ted mi ripugnano. Mi sembrano concorrenti di uno show in lotta per conquistare lo scapolo di turno. Ma Brianna, l'olo cantante, è diversa. Mi ha sempre trattato bene e adoro la sua voce. Che nessuno ha più sentito da quando Grigori è morto.
Lei non si perde in ipotesi e gossip come gli altri. Sa qualcosa. Si vede. E io voglio scoprire di cosa si tratta.